Salve a tutti e benvenuti alla Camera di M. Qualche giorno fa è venuto a mancare uno dei più grandi compositori della storia del cinema e forse della musica in generale. Sto parlando dell'ormai compianto Ennio Morricone. E per ricordarlo ho deciso di parlare di 10 curiosità del compositore due volte premio Oscar. E buona visione. Morricone ha studiato nel Conservatorio di Santa Cecilia e ha avuto come maestro uno dei più grandi compositori, Goffredo Petrassi. All'esame del Conservatorio Petrassi diede come voto a Morricone 9,75 su 10, perché in quel periodo 10 non si dava a nessuno. Nel 1958 l'allora trentenne Ennio Morricone venne assunto alla Rai, ma si licenziò dopo un giorno di lavoro perché venne a sapere che le sue opere non potevano essere trasmesse e quindi decise di abbandonare il lavoro in Rai. Dopo essersi licenziato dalla Rai, Ennio Morricone diventò un compositore per alcuni grandi successi della discografia leggera degli anni 60, tra cui Edoardo Vianello, per Mina, Se telefonando e Gino Paoli. Lo sbarco al cinema lo dobbiamo grazie a Sergio Leone, grandissimo regista romano di famosissimi film western. Forse pochi sanno che Sergio Leone e Ennio Morricone si conoscevano anche da molti anni prima, infatti erano stati compagni alle elementari, anche se solamente per un anno solo. Durante la realizzazione dei film western di Sergio Leone, come era moda dell'epoca, anche Ennio Morricone aveva il suo pseudonimo americano, visto che il genere western era un genere prettamente americano, e veniva chiamato Don Savio. Anche lo stesso Sergio Leone, anche se era abbastanza famoso in quel periodo, aveva il suo pseudonimo e veniva chiamato Bob Robertson. Con un paio di calci in bocca ve la caverete. Morricone era un grandissimo sperimentatore, infatti dal 1964 al 1980 aveva fondato una specie di band dove improvvisavano brani, e questa band si chiamava appunto Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza. Ennio conobbe la moglie, la messinese Maria Travia, di 4 anni più giovane di lui, nel 1950, perché era amica di sua sorella Adriana. A me piacque subito moltissimo, confidò il maestro. La ragazza però, poco dopo il loro primo incontro, fu vittima di un incidente stradale. La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora. Soffriva moltissimo, io le sono rimasto vicino e così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l'ho fatta innamorare. Ennio Morricone è stato nominato agli Oscar per 5 volte e ne ha vinto uno solo per il film di Quentin Tarantino, Hateful Eight. Anche se nel 2007 aveva ricevuto un Oscar all'età di 80 anni, alla carriera, e gli venne consegnato dal suo amico Clint Eastwood. Beh, dedico questo Oscar a mia moglie Maria, che mi ama moltissimo, che è stata vicina tutti questi anni, e io la amo alla stessa maniera. Questo premio è anche per lei. Ennio Morricone ha sempre criticato l'insegnamento della musica nelle scuole, perché gli educatori di musica dovrebbero proporre agli studenti un modo per creare musica e non per ripeterla a pappagallo. In più ha sempre rifiutato l'insegnamento del flauto nelle scuole, perché l'alunno dovrebbe scegliere il proprio strumento e non gli deve essere imposto l'insegnamento del flauto. Nel 2016 l'ormai celebre maestro, ripercorrendo tutta la sua carriera, spiegò così il segreto del successo. Il successo viene certo dal talento, ma più ancora dal lavoro, dall'esperienza e, ripeto, dalla fedeltà alla propria arte come alla propria donna. Mi sono dato la regola di dare il meglio sempre, anche se non sempre ci riesce. E queste erano 10 curiosità sul grande maestro Ennio Morricone, che mancherà al mondo intero. Io vi ripeto sempre di mettere un mi piace, di condividere il video e, se volete, di iscrivervi al canale. Grazie a tutti.